Da molto tempo la morte rossa devastava il paese, terribile e letale come nessuna pestilenza era mai stata. Attaccava il sangue e il rosso orrore era il suo marchio. Atroci dolori, improvvise vertigini, poi il sangue trasudava in quantità dai pori, fino alla morte per consunzione. Le macchie scarlatte sul corpo e specialmente sul volto erano il segno fatale che privava le vittime della solidarietà e dell'aiuto dei propri simili, mettendole al bando. La malattia insorgeva, si aggravava e conduceva alla morte nel giro di mezz'ora. E nonostante questo, il principe Prospero era felice, intrepido e pieno di risorse. Quando i suoi territori furono mezzo spopolati, convocò 1000 amici allegri e pieni di vita, scegliendoli tra le dame e i cavalieri di corte, e si ritirò con loro nell'appartato rifugio di un'abbazia fortificata. Era un edificio enorme e magnifico che il principe aveva disegnato personalmente, seguendo il proprio gusto eccentrico e sfarzoso. L'abbazia era circondata da spesse e alte mura in cui si aprivano alte porte di ferro. Non appena vi entrarono, i cortigiani, muniti di pesanti martelli, saldarono le serrature. Lo fecero per proteggersi dalla disperazione di chi era rimasto fuori e per impedire a chi stava dentro di commettere qualche follia. L'abbazia era fornita di tutto. Con queste precauzioni, i cortigiani avrebbero evitato il contagio. Fuori, che si arrangiassero. Affliggersi o pensarci sarebbe stata una pazzia. Il principe aveva messo a disposizione ogni piacere. C'erano buffoni, improvvisatori, ballerini e musicisti. C'era la bellezza in tutte le sue forme. E c'era il vino. Dentro c'erano tutte queste cose e la salvezza. Fuori c'era la morte rossa. Verso la fine del quinto o sesto mese del suo ritiro, mentre la pestilenza infieriva più che mai, il principe Prospero offrì agli amici un ballo mascherato di straordinaria magnificenza. Fu uno spettacolo tutto da godere, quel ballo in maschera. Ma lasciatemi prima descrivere le stanze in cui ebbe luogo. Erano 7, un appartamento degno di un imperatore. Nella maggior parte dei palazzi, le stanze sono allineate una in fila all'altra e quando i battenti delle porte sono completamente spalancati, formano lunghe prospettive che consentono allo sguardo di spaziare. Qui la situazione era completamente diversa, le stanze erano disposte in maniera così irregolare che l'occhio non riusciva a vederne più di una alla volta. Ogni 20 o 30 metri c'era una brusca svolta che si apriva su uno scorcio assolutamente nuovo. A destra e a sinistra, nel mezzo di ogni parete, una finestra gotica, alta e stretta, dava su un corridoio chiuso che accompagnava la tortuosa fuga delle stanze. Queste finestre erano di vetro colorato, la tinta sempre diversa, in armonia con le decorazioni. Per esempio, nella stanza più a est, tutta tappezzata di azzurro, i vetri erano di un bel azzurro vivido. La seconda stanza era decorata e tappezzata in rosso porpora, e rossi erano anche i vetri. La terza era tutta verde, con le finestre verdi. La quarta era ammobiliata e illuminata in arancione. La quinta era bianca, viola la sesta. Il soffitto e i muri della settima erano rivestiti con una tappezzeria di velluto nero, che ricadeva in pesanti pieghe su un pavimento dello stesso tessuto e colore. In questa stanza soltanto il colore delle finestre non corrispondeva a quello dell'arredo. I vetri erano rossi, di un cupo color sangue. In nessuna delle 7 stanze, ricolme di ornamenti d'oro che pendevano anche dai soffitti, c'era una lampada o un candelabro. Né luci né candele illuminavano i locali. Ma nel corridoio laterale, in corrispondenza di ogni finestra, c'era un grosso braciere sistemato su un tripode. La fiamma mandava i suoi raggi in direzione del vetro, inondando la stanza di luce abbagliante e generando una moltitudine di immagini fantastiche e sfarzose. Ma nella camera a ovest, la camera nera, la luce filtrata dalle vetrate color sangue illuminava le scure tappezzerie con un effetto particolarmente sinistro, dando alla fisionomia di coloro che vi entravano un aspetto così strano che ben pochi della compagnia osavano varcarne la soglia. Proprio in questa stanza, appoggiato al muro di ponente, si trovava un grande orologio d'ebano. Il pendolo oscillava avanti e indietro con un rintocco sordo, basso e monotono.
Quando la lancetta dei minuti completava il giro e l'orologio stava per battere l'ora, dai suoi polmoni di ottone usciva un suono forte e chiaro, profondo e straordinariamente musicale, ma di un timbro e di una forza così particolari che allo scadere di ogni ora i musicisti dell'orchestra erano costretti a smettere di suonare per ascoltarlo. In quell'attimo i ballerini di valzer interrompevano le loro evoluzioni e l'allegra brigata era colta da un momentaneo turbamento. E mentre la pendola faceva risuonare i suoi rintocchi, si vedevano gli ospiti più sfrenati impallidire. I più calmi e anziani, invece, si passavano la mano sulla fronte, come se fossero immersi nella meditazione o in qualche confusa fantasticheria. Ma quando anche l'eco dei rintocchi era cessato, una lieve ilarità pervadeva la comitiva. I musicisti, guardandosi l'un l'altro, sorridevano del loro sciocco nervosismo e giuravano sottovoce che mai più si sarebbero lasciati impressionare da quel suono. Dopo 60 minuti, che corrispondono a 3600 secondi del tempo che fugge, si udiva ancora una volta il rintocco della pendola e tornavano i turbamenti, i fremiti, i pensieri di prima. A parte questo, la festa era allegra e sfarzosa. Il principe aveva un gusto tutto suo. Sensibilissimo ai colori e agli effetti spettacolari, disdegnava invece le decorazioni di moda. Coltivava con passione i suoi audaci progetti e le sue invenzioni, ispirate ad uno splendore barbarico. Qualcuno avrebbe detto che era pazzo. I suoi amici sapevano che non lo era. Ma per esserne certi, bisognava ascoltarlo, vederlo, conoscerlo. In occasione di questa grande festa, il principe aveva curato quasi per intero l'allestimento delle 7 sale e aveva deciso lo stile dei travestimenti basandosi sul suo gusto personale. Di certo erano maschere grottesche, splendide scintillanti, intriganti e fantasiose. Tutto quello che poi si sarebbe visto nell'Ernani. C'erano figure arzigogolate, assurde nel corpo e negli abiti. C'erano le deliranti fantasie che possono uscire solo dal cervello di un pazzo. Bellezza, stravaganza e bizzarria erano sparse a piene mani, ma il terribile non mancava e neppure quel che suscita disgusto. Nelle 7 sale una folla di sogni passeggiava avanti e indietro, e questi sogni ondeggiavano qua e là, cambiando colore da una stanza all'altra, mentre la strana musica suonata dall'orchestra sembrava l'eco dei loro passi. Ma ecco che dalla sala dei velluti si odono i rintocchi dell'orologio d'ebano. Allora per un attimo tutto si ferma e nel silenzio si ode soltanto la voce dell'orologio. I sogni, raggelati, rimangono immobili. Ma poi l'eco dei rintocchi si allontana, era durato solo un istante, e un sorriso lieve, appena accennato, lo accompagna. La musica riparte, i sogni rivivono ancora più scatenati e allegri di prima, prendendo colore dalle variopinte vetrate che diffondono la luce dei braceri. Ma nell'ultima stanza, quella a ovest, non c'è maschera che osi avventurarsi, perché la notte sta per finire e la luce proveniente dalle vetrate color sangue è ancor più rossa e i drappi funerei ancor più spaventosamente neri. E se uno posa un piede su quel tappeto color delle tenebre, si sente provenire dall'orologio d'ebano lì vicino un rumore smorzato, ma molto più solenne ed eloquente di quello udito dalle orecchie di chi rimane a folleggiare nelle altre sale. E proprio in queste sale affollatissime, la vita pulsava con ritmo febbrile. Ma nel gran turbine della festa, la pendola cominciò a suonare la mezzanotte. E allora, come ho detto, la musica cessò e i ballerini interruppero le loro giravolte e come prima, tra l'inquietudine generale, tutto si fermò. Ma ora i rintocchi che la pendola doveva battere erano 12 e forse fu proprio questa lunga pausa a rendere più profondi i pensieri di chi, nella folla gaudente, era ancora capace di pensare. E fu forse per lo stesso motivo che, mentre l'eco degli ultimi rintocchi non era ancora svanito, molti notarono una maschera di cui prima nessuno si era accorto. La notizia dell'apparizione fece il giro delle sale, sussurrata dall'uno all'altro degli ospiti. Dalla comitiva si levò un rumore sommesso, un mormorio che all'inizio sembrava esprimere sorpresa mista a disapprovazione, e alla fine terrore, orrore e disgusto. In una combriccola di fantasmi come quella che ho descritto, solo un'apparizione veramente straordinaria avrebbe potuto generare tale turbamento.
Quella notte la libertà di mascherarsi era pressoché assoluta, ma il personaggio in questione aveva superato le stravaganze di Erode e aveva oltrepassato, perfino agli occhi del principe, i limiti del buon gusto. Anche nel cuore più temerario ci sono corde che, quando vengono toccate, suscitano immancabilmente un'emozione. Anche per gli esseri più depravati, che si prendono gioco della vita e della morte, ci sono cose su cui non si scherza. Tutti quanti sembravano concordi nel ritenere che il costume di quell'uomo e il suo comportamento fossero privi di spirito, oltre che sconvenienti. Alto e ossuto, era avvolto da capo a piedi in un sudario. La maschera che gli nascondeva il volto sembrava talmente nell'aspetto a un cadavere irrigidito che sarebbe stato difficile, perfino con un esame minuzioso, scoprire l'inganno. E fin qui, la folla dei festanti avrebbe potuto sopportare lo scherzo, anche se non lo avrebbe di certo approvato. Ma la maschera aveva osato assumere le fattezze della Morte Rossa. Le vesti erano intrise di sangue e l'ampia fronte, come il resto del volto, macchiata di quell'orribile rosso. Quando posò gli occhi su questa figura spettrale che con passo lento e solenne, come gli imponeva il suo ruolo, si aggirava tra i ballerini, il principe Prospero sembrò in un primo momento assalito da un brivido di terrore e disgusto, ma poi il suo volto si fece rosso di rabbia. «Chi osa?» domandò con voce strozzata ai cortigiani che gli stavano intorno. «Chi osa insultarci con questo scherzo blasfemo? Prendetelo e strappategli la maschera, così sapremo chi dobbiamo far impiccare domani sugli spalti a levar del sole». Il principe Prospero si trovava nella stanza est, la stanza azzurra, quando pronunciò tali parole. Ma furono udite distintamente in tutte e sette le sale, perché il principe era robusto e pieno di energie, e ad un suo cenno i musicisti avevano smesso di suonare. Il principe era in piedi nella stanza azzurra, con accanto un gruppo di pallidi cortigiani. All'inizio, mentre parlava, il gruppo si mosse leggermente in direzione dell'intruso, che era già a tiro e si stava avvicinando ancor di più con passo deciso e maestoso. Ma poiché l'audacia di quel travestimento aveva seminato un terrore senza nome fra tutti i presenti, nessuno dei cortigiani allungò la mano per afferrarlo. Poiché non incontrava ostacoli, l'intruso passò a meno di un metro dal principe, e mentre la folla come un solo uomo si ritirava addossandosi al muro, senza soste ancor con il passo cadenzato che lo aveva contraddistinto fin dal primo momento, andò dalla stanza blu a quella porpora, dalla stanza porpora a quella verde, dalla stanza verde a quella arancione, da questa a quella bianca e da questa alla viola, prima che qualcuno avesse il coraggio di fermarlo con un gesto deciso. Fu allora che il principe Prospero, folle di rabbia e vergogna per la sua momentanea codardia, si precipitò attraverso le sei stanze, senza che un'anima osasse seguirlo. Erano tutti in preda ad un terrore mortale. Brandendo un pugnale, il principe nel suo slancio aveva ormai raggiunto l'intruso, quando costui, che era già in fondo alla stanza dei velluti, si voltò di scatto e affrontò l'inseguitore. Si udì un grido lacerante, il pugnale cadde sfavillando sul tappeto di velluto, dove un attimo prima si accasciò senza vita il principe Prospero. Allora, facendo appello a tutto il coraggio della disperazione, i cortigiani si affollarono nella sala nera, ma quando riuscirono ad afferrare lo sconosciuto, che se ne stava ritto e immobile all'ombra dell'orologio d'ebano, un orrore indicibile li fece restare senza fiato. Sotto il sudario e la maschera da cadavere che avevano strappato con tanta irruenza, non c'era nulla. Assolutamente nulla. E così si accorsero che con loro c'era la Morte Rossa. Era venuta di notte come un ladro, e ad uno caddero i convitati nelle sale da festa, ormai inondate da una rugiada di sangue, e la morte li colse mentre ancora si disperavano. E con la vita dell'ultimo gaudente si spense anche quella dell'orologio d'ebano. E sui tripodi le fiamme smisero di bruciare. E le tenebre, la rovina e la morte rossa stabilirono su ogni cosa il loro eterno dominio.